ancora un esame per la Pistoiese. Dopo aver superato quelli contro Arezzo e Gualdo, l'attende domenica un'avversaria tecnicamente valida. La Collegiana, infatti, dopo due vittorie esterne, intende ripetersi anche davanti ai propri tifosi. La Pistoiese rispetta l'avversaria di turno, ma non la teme. I recuperi di Peluso e Giordani aumentano il tasso tecnico e agonistico di una formazione che non finisce mai di stupire. I punti in palio sono indispensabili per entrambe le formazioni, che intendono confermarsi nella scia del Foligno in fuga. Per la Collegiana parlano i numeri, siamo solo all'inizio, però agli stessi punti nostri, non ha mai perso, ha vinto due partite fuori casa, mi sembra abbia preso un gol solo. Tra l'altro io ho avuto la fortuna, tra virgolette, di andarla a vedere sabato contro lo Scandicci e mi ha fatto una buona impressione. Si chiudono bene e ripartono bene con gli attaccanti e gli esterni che sono bravi. Però noi dobbiamo, secondo me, come ho sempre detto, concentrarci su noi stessi. Noi dobbiamo cercare di imporre la Pistoiese, di fare la Pistoiese e cercare di tirare fuori il massimo da ogni partita. Il massimo per noi vuol dire cercare di far bene e vincere allo stesso tempo. I punti di forza della squadra? Mi sono piaciuti gli esterni di attacco, il centravanti, un centrocampista. Sono una squadra quadrata che si difende bene e ripartono. Probabilmente sanno i loro limiti e allora cercano di farne una forza, diciamo, chiudendosi bene per poi sfruttare il contropiede, per così dire. Noi, diciamo, in settimana ci siamo preparati bene, noi dobbiamo cercare di andare là, appunto, come ho detto prima, e fare la Pistoiese e cercare di tirar fuori il bottino pieno.